ci tenevo a dare un volto alle persone che fanno parte del consiglio. Quindi ve le presento in ordine: Pietro Ancora, responsabile del basket. Lodovico Bonfatti non fa ufficialmente parte del consiglio, però è il nostro presidente del circolo, quindi è come se facesse parte anche del consiglio della polisportiva. Anna Maria Masini, segreteria e amministrazione. Silvia Domenichini, segreteria. Rosanna Sorrentino, pallavolo. Magnani Barbara, pallavolo e basket. Iori Imer, vicepresidente e responsabile del reparto bocce. E Matteo Grassi, pattinaggio. Detto ciò, lascio la parola a Roberto Mora, il nostro direttore sportivo, che vi illustrerà il progetto in cui abbiamo lavorato in questi ultimi 2 mesi, che ci teniamo molto, speriamo vi piaccia, l'abbiamo pensato apposta per le ragazze e per le famiglie, quindi lascio la parola a lui. Quello che noi abbiamo fatto in questi 2 mesi che siamo entrati come dirigenza, abbiamo cercato di fare delle attività, abbiamo tantissime idee da mettere in gioco, alcune le abbiamo già attuate, le altre verranno. La cosa importante, secondo me, è il nostro nome, iCare, perché iCare, quando è stata fondata per un motivo, perché aveva diversi significati, e io credo che questi significati per noi devono essere e sono molto importanti: l'attenzione, la cura, l'accoglienza, e sono cose che secondo me ci devono comunque caratterizzare. Noi vorremmo che l'iCare fosse un marchio che ci rappresenta e che ci rende orgogliosi di fare parte di iCare. E secondo me una delle cose che sono più importanti per una società sportiva è il senso di appartenenza, cosa che, se lo andiamo a analizzare su diverse società, il senso di appartenenza non è così semplice, non è, e non si vede così spesso. Però io credo che noi dobbiamo arrivare a quello, perché il senso di appartenenza è praticamente entrare in un gruppo dove hai una condivisione di obiettivi, di interessi e di passione, ma soprattutto è un'altra cosa. Soprattutto è il fatto di trasformare l'io, quindi il nostro io singolo, in unirlo a quelli degli altri, del nostro gruppo, e a trasformarlo in un noi. Perché il noi, secondo me, è molto più forte di un io. Nelle squadre il gruppo è molto più forte di un singolo. Quello che noi, nell'ultimo mese, quello che noi abbiamo cercato di fare è quello di creare, dei noi. Siamo partiti a creare una struttura che è molto snella, molto performante, che lavora in team e quindi è un noi. Cioè, tutti cercano di collaborare insieme, non è un singolo che fa tutto, o non è un singolo che pensa a tutto. Qua lo facciamo tutti insieme. Il consiglio è composto da tante persone, il consiglio è aggiornato in tempo reale su quello che viene fatto. E quindi questo per me credo che sia, e per noi è molto importante. I cambiamenti che sono stati fatti, cosa abbiamo fatto innanzitutto? Innanzitutto abbiamo inserito nei vari sport un direttore sportivo, scusate, un direttore tecnico.
un direttore tecnico che deve dettare la linea per ogni sport, e questa linea deve essere rispettata dai più piccoli ai più grandi. Abbiamo inserito un responsabile di settore che deve aiutare comunque l'allenatore nel disbrigo delle pratiche quotidiane, deve aiutare l'allenatore nel dialogo con i genitori e con gli atleti. E poi abbiamo già fissato degli incontri tecnici. Questi incontri tecnici a cosa servono? Servono a verificare se la linea che viene portata dal direttore tecnico del basket o dal direttore tecnico della pallavolo, dal direttore tecnico del pattinaggio, per vedere se questa linea è rispettata. Per me questa cosa è fondamentale, nel senso che se noi usciamo con una linea comune, quando uno dei nostri bambini parte dalle mini basket, mini volley, da quello che vuole, e arriva nelle squadre successive con allenatori diversi, qualsiasi tipo di allenatore che lo vada a prendere in mano sa già a che punto è arrivato del suo percorso. Poi dopo ci sarà da sistemare delle cose? Probabilmente sì, però sa già dove è arrivato. Quindi questo, quello che abbiamo cercato di fare è di creare un gruppo di lavoro anche lì, quindi un noi anche lì. E vorremmo e andremo ad aumentare quello che è la comunicazione sia sui social ma anche sui gruppi per dare evidenza a tutti quanti di quello che stiamo facendo. Vorremmo essere dei promotori per quanto riguarda dei tornei o degli eventi e partecipare a tornei ed eventi. Detto questo, io credo che comunque noi siamo iCare. E questo deve essere chiaro per tutti quanti, deve essere chiaro per gli atleti, deve essere chiaro per i genitori, deve essere chiaro per Cavriago. Noi non siamo la scuola basket. Noi non siamo la Polivis, noi non siamo qualsiasi altra cosa, noi siamo iCare. iCare, non iCare, eh? Per essere iCare però dobbiamo essere tutti uguali, cosa che adesso non è. Quindi quello che abbiamo pensato è di rendere tutti uguali. A settembre, quando ripartiranno le attività, verranno consegnate agli atleti le maglie da riscaldamento, verranno consegnate agli atleti le borse o gli zaini in base alla categoria. Quindi questo è quello che deve essere. Quando noi siamo qua dentro, quando noi usciamo da qua e andiamo da un'altra parte e arriviamo, ci devono identificare chi sono iCare. Per fare questo noi abbiamo, o meglio, non per fare questo, per aumentare il servizio che noi diamo, che è quello di fare sport, di far fare sport ai vostri figli, e abbiamo cercato, ci siamo informati, abbiamo guardato su diverse, come venivano gestite le altre polisportive, e siamo arrivati a una conclusione. Bene o male, noi usciamo oggi, e per quello che siete qui, oggi usciamo con la tessera della polisportiva. Abbiamo guardato non so quanti mila siti per capire come veniva gestita, ma soprattutto che cosa poteva dare. E alla fine abbiamo visto una cosa, ce n'è di tutti i tipi. Ce ne sono quelli che fanno la tessera, poi la tessera viene messa in un cassetto e viene dimenticata fino al 31-12 dell'anno successivo, che deve essere rinnovata. Noi abbiamo pensato invece di fare una cosa diversa, di fare una cosa per tutti noi. Noi abbiamo fatto una serie di convenzioni che sono appoggiate sulla tessera. Abbiamo già
raccolto un po' di convenzioni e chi avrà la tessera avrà diritto di avere queste convenzioni. Adesso vi spiego come funziona. Allora, ad oggi abbiamo 18 categorie. Abbigliamento, abbiamo cercato di raggrupparle perché altrimenti diventava veramente difficile. Abbigliamento intimo, calzature, agricoltura biologica, articoli sportivi, assicurazioni, cartolerie, centri estetici, centri medici, cura della persona e della casa, dove mangiare, energia, farmacie, ferramenta, gelaterie, gioiellerie, ottici, piscine e palestre, sistemi di allarme e telefonia. Allora, abbigliamento intimo, abbiamo fatto una convenzione con la Dolce Vita Intimo che su tutti i prodotti che loro hanno in negozio, tutti i capi che hanno, ci faranno lo sconto 10%. Poi l'abbiamo fatto con calzature uomo qua di Cavriago e anche qui su tutto quello che ha farà il 10%. Poi andiamo all'agricoltura biologica, lo facciamo con una società di Castelnuovo Sotto che si chiama Tenuta Silva. Su tutte le orticole, che ho chiesto cos'erano perché io non ho pollice verde, comunque frutta e verdura, fanno sconto 15, sulle 4 etichette di vino di loro produzione fanno lo sconto 10, su prodotti trasformati, vuol dire delle composte, più mele, fanno lo sconto 10. La cosa molto interessante, uno dice, cavolo, devo andare fino a Castelnuovo Sotto a prendere la frutta e la verdura, fanno consegna a domicilio. Articoli sportivi, l'ordine non è in ordine di importanza, ma è chi ha aderito prima, chi ha aderito dopo, quindi ho attaccato, quindi non c'è un ordine particolare. Reggio Sport, su tutto il materiale in vendita per i 12 mesi dell'anno ci fa il 20% di sconto. Ci farà partecipare a tutte le promozioni che andrà a fare e ogni mese e mezzo circa, dove avremo il 50% di sconto, ci ha fatto una tessera di benvenuto che durerà una settimana, dovremo decidere noi su quale settimana farla partire. Io pensavo di farla partire la prima settimana di settembre. È una tessera di benvenuto di 50 euro su una spesa di 100, chiaramente è il 50% di sconto. Poi abbiamo City Sport a Cavriago, che ci farà su tutto il materiale in vendita. Allora gli sconti, quando vi li dirò, saranno sul materiale che non è già in promozione, chiaramente. Su City Sport ci fa lo sconto del 10 su tutto il materiale in vendita per i 12 mesi, sconto del 15 per una spesa minima di 100 euro, sconto del 20 per 200 euro. Poi abbiamo il Black Mamba, che è di Reggio Emilia, che è convenzionato, il proprietario lo stesso del City Sport di Cavriago, la scontistica è identica a City Sport. Poi abbiamo la Decathlon. La Decathlon non fa convenzioni. La Decathlon ci ha dato la possibilità di dire se i vostri tesserati vengono a registrare che fanno parte di iCare, quando spenderanno ad esempio 40 euro loro avranno i 40 punti sopra la tessera e ad iCare ne andranno 20. Quindi questo è solo un passaggio per dire se noi andremo a comprare avremo dei punti da spendere. Poi abbiamo Fitmax di Reggio Emilia, che è quello sulla via Emilia che vende attrezzature per le palestre, fitness, benessere e tempo libero. Qui abbiamo uno sconto del 10% sia per acquisti in negozio che per acquisti online. Ci hanno già dato un codice per gli acquisti online. Assicurazioni. Per il momento abbiamo lo studio Pecchini che è di Montecchio Emilia. È un agente, quindi non ha una sola compagnia. Si appoggia, collabora con un broker. Allora, quello che lui ci ha proposto sull'RC Auto, lui dice lo sconto lo possiamo fare, però è in base alla categoria, quindi qua lo sconto non posso dirvi se sarà il 5, il 10, il 20, il 70, non lo si può dire. Quello che ci ha detto è che sulle assicurazioni casa sconto 30, sulle assicurazioni vita e infortuni sconto 30. Le cartolerie, carte affini di Cavriago, su tutti i prodotti di cancelleria scolastica sconto 10.
Semola, sempre di Cavriago, su tutti i libri non di testo, sconto 5. Poi abbiamo fatto una convenzione con la contabile di Reggio Emilia, che vale per i due negozi di Reggio e il negozio di Parma. Su tutti gli articoli scolastici 20%, su tutti gli articoli regalo 15%, su tutti i libri scolastici sconto 10 in buoni cancelleria, sugli atlanti scolastici e dizionari, escluso latino e greco, 15%, e la stessa cosa, anche qui ci hanno aperto un codice per acquisti online. Centri estetici, Pieldorada. Allora, mi ha scritto, quando mi ha mandato la mail, mi ha scritto estetica di base, e io gli ho detto, cos'è l'estetica di base? Vabbè, allora mi ha spiegato cos'era l'estetica di base. Comunque, estetica di base e solarium, over 18, sconto 10, estetica di base, under 18, sconto 15. Depilazione, manicure e pedicure. Unique Beauty è un centro, dove, anzi sono due centri, uno a Canali e uno a Reggio Emilia. Su tutti i trattamenti, estetica tradizionale, epilazione laser, trattamento corpo, trattamento viso, solarium, sconto 20. Centri medici. Qua ci siamo sbizzarriti un po', i centri medici. Allora, abbiamo fatto una convenzione col Bianalisi. Ecco, sui centri medici di solito vengono fatte delle convenzioni soprattutto per le visite mediche, ma le visite mediche sono sempre un problema e poi le convenzioni, secondo me, lasciano il tempo che trovano. Le abbiamo fatte anche noi sulle visite, perché ci davano tutto il pacchetto, abbiamo fatto anche le visite mediche, dove visita medico sportiva agonistica 60 euro, visita medico sportiva non agonistica 45 euro. Poi ci hanno messo visita fisioterapica, ortopedica, consulenza nutrizionale, ecografia osteoarticolare e muscolotendinea, sconto 10, terapie fisiche con accesso preferenziale, perché se abbiamo un problema che dobbiamo fare della riabilitazione, ci hanno concesso un accesso preferenziale e abbiamo uno sconto 10 su tutto quelle che sono le terapie di riabilitazione. Poi abbiamo fatto il centro medico Lazzaro Spallanzani. Il centro medico Lazzaro Spallanzani non serve la tessera, ma chi farà la tessera verrà caricato da noi nel loro portale, e quindi basta che vada là col tesserino sanitario, se ha la tessera può fare quello che vuole. Prestazione di laboratorio analisi 10% di sconto, prestazione diagnostica per immagini 20%, visite specialistiche 10%, prestazioni chirurgiche 20%, prestazioni odontoiatriche 10% e prestazioni di fisioterapia sconto 10%. Un altro accordo che abbiamo fatto è col centro di medicina. Il centro di medicina è un centro di Treviso che ha acquistato il centro Cuore Salute e l'RDM, che erano due strutture private, sono state acquistate. Quindi anche con loro abbiamo fatto la convenzione, anche loro hanno la visita medico-sportiva, che loro quotano a 65 con sconto 10, visite mediche specialistiche sconto 10, fisioterapia sconto 10, radiologia sconto 10, vuol dire risonanza magnetica, TAC, mammografia, ecografia, radiologia tradizionale. Poi abbiamo fatto un accordo con la Calypso Medicina. Sulla medicina sportiva loro ci fanno visita medico-sportiva agonistica maggiorenni da 70 passa a 60, 55 se viene fatta nel periodo estivo. Visita medico-sportiva non o agonistica per minorenni da 50 passa a 45, a 40 se viene fatta nel periodo estivo. Per quanto riguarda il loro reparto di ortopedia e traumatologia, loro hanno il dottor Lancellotti. La visita base del dottor Lancellotti costa 130 euro, loro convenzionata ce la danno a 80. In più c'è la possibilità di fare il linfa therapy,
che è una magnetoterapia a bassa frequenza, che va bene per distorsione, infiammazioni. Prima consulenza e prima seduta sono omaggio. Le sedute successive, invece di 44, si pagano 30. Poi abbiamo fatto una convenzione con l'H Dental, che è una catena di dentisti, c'è a Reggio. Per quanto riguarda l'igiene orale, quindi la pulizia dei denti, 50 euro. L'otturazione 90 euro, o meglio, scusate, otturazione semplice 90 euro, otturazione complessa 121, estrazione complessa 117, corona provvisoria 90 e terapia canalare, due canali, 197, non so cosa sia, scusate, ma i prezzi citati sono praticamente dal loro listino prezzi scontati del 15%. Poi abbiamo un osteopata, che a seduta ci prende 60 euro, ed è di Reggio Emilia, si chiama Mattia Enrico. Poi abbiamo fatto la convenzione con l'ortopedia Olivi. Loro ci hanno dato lo sconto del 10% su tutto quanto. È chiaro che loro possono fare plantari, possono fare dei tutori, possono avere dei tutori, quindi potrebbe essere quello interessante. Ma comunque danno qualsiasi cosa. Poi, cura della persona e della casa. Siamo riusciti a fare una convenzione con la Gottardo. La Gottardo è la proprietaria del gruppo Acqua e Sapone del Tigotà. Loro hanno messo nel paniere 2000 prodotti, e mi hanno scritto proprio così, dal profumo alle crocchette del cane, sconto 10%. Allora, io ve lo dico così, poi dopo vi spiegherò dove andare a vedere le convenzioni. Dove mangiare? Abbiamo il chiosco dei sapori, che è questo qua, la piadineria, sconto 10% sulle consumazioni al tavolo. Il Kida, ristorante pizzeria a Reggio Emilia, su tutto il menù sconto 10. L'Old Way West, sia dei Peteli che di Baragalla, sconto 10. Il ristoro, che è questo qua di fianco a noi, sconto 15, sempre su tutto il menù. La Casa dei Bardi, sconto 15 su tutto il menù. E risotto, sconto 15 su tutto il menù, escluso il venerdì e sabato. Venerdì e sabato non ci vuole con la tessera. Però qui siamo rimasti d'accordo che per cene di squadra, quindi dopo allenamento, dopo partita, non importa, non importa il numero, chiaramente non possiamo andare in due, ma comunque cene di squadra, farà dei prezzi particolari. Sì. E il Dai Candom, il risotto? E il Dai Candom, che ha cambiato nome. Energia, luce, gas, mi sembra di essere... Allora, abbiamo fatto due accordi, uno con la Sinapsi. La Sinapsi è un broker che ci ha proposto sconti dai 30 ai 120 euro in bolletta sulla base dei consumi annui. Servizio di assistenza dedicato gratuito a domicilio, controllo annuale delle bollette. Essendo un broker, loro hanno, dopo vi leggerò quali sono i fornitori dove si appoggiano, loro prendono sempre il miglior prezzo che c'è in circolazione e lo girano all'utente. Bonus di benvenuto di 10 euro in buoni Amazon. Ok? Allora, loro si appoggiano a Irem Mercato, Extra Energia, Metano Nord, SG Energia, Blue Energy, Volti, Sorgenia, Enel Energia. Con loro stiamo valutando un collegamento diretto al loro sito con una nostra password per avere in tempo reale le quotazioni sia di energia elettrica che di gas. Poi abbiamo fatto una convenzione con la Wind 3, che è in questo caso non è il negozio ma è un agente. Allora loro danno un bonus fattura sulla fattura che voi, l'ultima fattura che avete, del 10%, e quello vi viene riportato per tutto l'anno. Il contratto è un canone fisso di 9 euro più il consumo.
La cosa interessante è che Win3 non è il gestore normale, me l'hanno spiegato perché non sapevo niente di questo, non è il solito gestore come può essere Iran che compra e rivende. Loro comprano ma non ricaricano, quindi la quotazione è quella che viene data dall'ente che dice oggi l'energia costa 0,08 e quello è quello che voi andrete a pagare. Farmacie. Farmacia Sant'Erenziano. Allora loro ci hanno proposto il check-up biochimico completo da 29 a 23 euro o l'elettrocardiogramma sempre da 29 a 23 euro. Secondo me con loro la cosa più interessante è la tessera. Loro hanno una tessera che oggi ti dà il 5% di sconto. In convenzione è portata al 15%. Quindi ogni praticamente 20 euro che tu vai a spendere hai 3 euro che ti vengono caricati. Quando arrivi a 5 ti vengono scaricati e hai 5 euro di sconto. Ferramenta, il chiodo, 10 euro su tutti i prodotti che hanno in vendita. Le gelaterie, il K2 su tutto quello che c'è in vendita, anche il cono, 10 euro. Il 2 di coppe ci fa 15 euro di sconto, ma solo quello che è a sporto. Quindi ho detto, cosa ho detto? 15 euro? Beh, ormai mi sono perso. 15% di sconto su quello che è a sporto, quindi vaschette di gelato o torte. Yogurino, invece, su tutto quello che è in vendita fa il 20% di sconto. Gioiellerie, Boschi Gioielli, questa è di parte. Su tutti i prodotti di loro produzione, oro in argento, fanno il 15% di sconto. Ottici, ottica Arduini, occhiali da vista e occhiali da sole 20%, lenti a contatto e liquido di manutenzione 15%, materiale fotografico 10%, stampa fotografica e fototessera 10%. L'ottica da voli fa il 15% su tutto. Piscine e palestre. Allora, Nabab ha fatto un listino. Giornaliero feriale 8 euro, giornaliero il sabato 9 euro, domenica festivi 11 euro. L'Eden ci fa su tutte le attività in abbonamento, quindi piscina invernale, piscina estiva, palestra e corsi, sconto 10, poi allenamenti con Eden Play da casa, un mese a 9,90 euro, in un anno 89 euro. Poi c'è la Calypso, anche loro su tutte le attività in abbonamento, piscina invernale, piscina estiva, palestra e corsi, sconto 10. Sistemi di allarme, Verisure, impianto d'allarme sconto 50, canone mensile sconto, non hanno identificato uno sconto perché sarà in base al tipo di allarme, per i primi 6 mesi ci sarà uno sconto sul canone perché loro hanno un canone di vigilanza. L'iscrizione esclusiva al Verisure ti premia, dove si accumulano punti e questi punti portano un catalogo a premi Amazon dove si possono riscuotere i premi e saranno buoni Amazon. Consulente dedicato e installazione gratuita. No, grazie. Ho finito, eh. Telefonia. Anche qui è la stessa Wind, è lo stesso agente. Mi hanno dato una serie di attività che loro fanno, di promozioni che fanno, ma quelle si trovano anche in negozio. Allora gli ho chiesto se era possibile avere qualcosa di diverso per noi. Loro hanno fatto un'offerta di 7,99 euro al mese, una SIM da 100 giga in 5G, 200 sms, che non so chi li usi gli sms, e traffico illimitato. Allora, tutte le convenzioni, e questo che vi ho letto probabilmente domani sarà vecchio, nel senso che oggi ne sono entrate 5, domani ne entreranno delle altre,
Tutte queste le potrete vedere sul sito. In settimana verranno caricate sul sito della Polisportiva. Stiamo lavorando per fare un'app specifica per le convenzioni. Quindi dall'app si potranno andare a vedere le convenzioni e si potrà entrare nel sito del negozio, dell'azienda scelta. Quando si acquisterà la tessera si dovrà firmare un regolamento, che comunque i due punti principali sono: la tessera è personale e non cedibile, gli sconti verranno applicati solo esclusivamente agli intestatari della tessera, perché questa è una cosa che ci è stata chiesta da tanti negozianti, come funziona. Noi abbiamo detto che la tessera sarà nominativa. Siamo arrivati al dunque. Costi della tessera. Fino all'under 16 compresa, 35 euro. La prima tessera che viene emessa sarà emessa con scadenza 31/12/2025, perché siamo a metà anno e non avrebbe senso. Quindi questa tessera comprata oggi dura un anno e mezzo. Quindi under 16, fino all'under 16 compresa 35, dall'under 17 all'under 30 compresa 40, parenti degli atleti 40, over 65 35 e fuori polisportiva 45. Sulla tessera c'è un'altra convenzione che facciamo noi, che è la felpa della società, che oggi costa 30 euro. Con la tessera verrà acquistata 10 euro. Brave ragazze!